Ci aspetta, stiamo capendo che il tour europeo muscolare del Presidente del Consiglio ci prepara una legge di stabilità nel 2017 in cui le clausole di stabilità oltre 20 miliardi verranno non coperte e abolite e si va verso un possiamo deficit. Possiamo dire una cosa, sì. Oscar, che è uno dei tanti punti, no? Il rapporto debito-PIL, sono perfettamente d'accordo che quest'anno praticamente non si muoverà, a differenza di quello che pensa, diciamo, Padoan. Ma l'anno prossimo, che è atteso scendere di un punto e mezzo, eccetera, senza considerare effetti di eventuali privatizzazioni, cioè scendere in via spontanea, avete guardato che, come dice la previsione d'inverno, l'anno prossimo noi avremo tutte le clausole di salvaguardia che determineranno il dimezzamento della crescita dei consumi e l'abbattimento del rapporto debito-PIL. Cosa intendo dire? Quando Padoan e Renzi dicono guardate che dal prossimo anno il debito PIL scende in una maniera robusta, dovrebbero anche dire che in tutti i documenti internazionali, che sono quelli a policy invariata, c'è scritto una cosa: l'anno prossimo partono e si attivano tutte le clausole di salvaguardia. È questa attivazione che nei modelli econometrici determina il calo del debito PIL in misura sostanziale e anche l'abbattimento del tasso di crescita dei consumi. Però Fedele De Novellis giustamente ci richiama a quello che loro non dicono esplicitamente, ma che implicitamente ci fanno capire, è che invece le clausole non bisogna farle scattare. E quindi come si risolve a quel punto la credibilità delle misure da, tra virgolette, vendere, lo dico apposta in maniera giornalistica, Fedele, in Europa, alla BCE, ai mercati? Questo punto va detto: se noi facciamo degli scenari in cui incorporiamo la clausola di salvaguardia e quindi quel miglioramento anche del debito pubblico, della finanza pubblica, allora dobbiamo anche dire che le previsioni di crescita che fa la Commissione, così come la maggior parte dei previsori, non sono realistiche, perché la crescita reale, se io incorporo un aumento dell'IVA di quelle dimensioni, evidentemente farà cadere la dinamica dei consumi, si ripercuoterà sulla crescita del PIL e quindi la crescita sarà molto più bassa. Quindi diciamo c'è un aspetto un pochino contraddittorio in questi aspetti, sia della Commissione europea sia poi delle altre istituzioni italiane, perché alla fine ci sono anche stime, come cito tanto per dire Banca d'Italia o Istat, che non danno il quadro di finanza pubblica, quindi danno un quadro di crescita, però a questo punto va chiarito, perché ciò che conta non è il numero sulla crescita o quello sul deficit, ma il mix tra i due, cioè se mi fai una correzione fiscale di quel tipo non devi tenere conto del quadro macro o viceversa. Come si va in Europa? Io penso che in Europa ci si va... ci si deve andare, o meglio, io penso ci si dovrebbe andare, non tanto facendo misure di correzione ampie, perché ho già detto quello che penso, però quelle che si fanno devono essere giuste e credibili. Quindi uno, cioè io anche questi programmi di spending review così ma sono finiti, clamorosi, perché erano iniziati, perché c'è una perdita di credibilità di obiettivi posti con particolare enfasi, mentre invece secondo me è più corretto avere dei meccanismi che, agendo sul turnover, agendo su una serie di cose, ci dicono che noi abbiamo la situazione sotto controllo e stiamo lavorando per migliorare l'efficienza e la produttività di un settore pubblico, che poi dopo non devo essere io a dirlo, perché so che enfatizzate mo', cioè, a margine, diciamo, there is room for improvement, e questo, diciamo, ciò che conta è la credibilità. La credibilità si guadagna anche con la ragionevolezza. In questo però noi, ma io la richiamo al fatto che Renzi sta dicendo da quando, fino a novembre, inizio dicembre, ha cambiato marcia, che tutte le riforme d'Italia le ha già fatte. Infatti il nocciolo è: adesso basta, io le riforme le ho già fatte e quindi non mi chiedete altro, mi dovete dare tutta la flessibilità, e a questo punto, siccome i mercati ballano, me ne prenderò altra nel 2017. Cioè non è misure, dice, è lo stesso uomo che aveva detto che nel 2016 c'erano 32 miliardi di effetti da Cottarelli, lo ha detto lui, mica l'ho detto io, se lo dico io sono un cretino, ma l'ha detto lui all'inizio del governo, questo per essere chiari. Diciamo che se volete così entrare nella, diciamo, creare una relazione tra quello che dice il primo ministro e la condizione dei conti pubblici, è chiaro che
viene spontaneo, l'insorgere spontaneo, l'interrogativo sull'eventualità che questo non sia uno schema che ci porta a votare nel 2017 invece che nel 2018. Perché evidentemente io posso anche fare una manovra sulla carta in legge di stabilità per correggerla dopo, nel mese d'agosto successivo, cioè dopo aver votato. Quindi alla fine ci sta dando una chiave, mica male. Questa è un'eventualità. L'altra però è che dobbiamo ricordarci, cioè a me non piace l'idea del mal comune mezzo gaudio, no. Però il fatto noi siamo comunque all'interno di un contesto dove, esclusa la Germania, tutti sono tra il 2 e il 3 e poi Francia e Spagna sono ben al di sopra. Quindi insomma ricordiamoci che noi abbiamo introdotto una serie di meccanismi di deroga, cioè secondo me è il modo in cui abbiamo derogato rispetto a questi obiettivi, perché rivedere degli obiettivi che non sono coerenti con il contesto economico, secondo me è più ragionevole trovare una serie di deroghe che fanno perdere credibilità a quegli obiettivi. Sarebbe più utile dire l'Italia in questo momento non ha senso andare al pareggio, conviene che dia delle garanzie ai suoi partner, per cui state al 2 in un paio d'anni invece che andare a 0, però andate a questo 2%, e questo secondo me è un quadro assolutamente ragionevole, sostenibile per i nostri conti, che non ci obbliga a fare misure e toglie anche spazi di incertezza al dibattito. Allora lei è preciso, corretto, io invece esplicito dicendo, se uno invoca la stabilità e dice che per far fronte al terrorismo devo fare regali ai diciottenni oppure le cose della Turchia, allora voglio 3 miliardi per me come per la Turchia, allora questo secondo me è un modo che non aiuta a dare credibilità alla richiesta. Parliamo anche della composizione di questa spesa pubblica, perché il governo vuole spendere ancora in spesa corrente e tagliare gli investimenti. Ora, se questo è il contributo all'aumento della produttività, forse non ci siamo intesi. Ci ha detto bisogna essere credibili nel sostenere la linea che dicevo. Quindi adesso non lo tiriamo sul terreno della polemica esplicita, quello aspetta a noi, non a uno studioso provvisore di macro come Federico De Novelis, che anzi ringraziamo molto per avere con pazienza accettato di confrontarsi con noi che urlacchiamo un po' perché siamo minoritari, quindi ci facciamo sentire urlacchiamo. Grazie Federico De Novelis, noi ci sentiamo dopo il giornale radio.